Brutali, drammatiche e scioccanti. Le storie di Joe vi rapiranno, spaventeranno e non vi lasceranno più. Ciao ragazzi, benvenuti su Ali from the Block e FTB Channel. Io sono Ali e quest'oggi sono qui per parlarvi non di un fumetto Bonelli o di un fumetto Disney, ho diciamo dei soliti fumetti di cui parlo, ma lo sapete, ogni tanto faccio delle incursioni anche parlando di manga, a volte di graphic novel e anche da fumetti, da libreria e fumetteria. Ed è arrivato il momento, dopo 2 mesi che l'ho recuperato in un vecchio video acquisti di 2 mesi fa, a maggio, oggi che siamo giovedì 25 luglio 2024, ho appena finito di leggere Pazzia di Jiok. Eccolo qui. Questo fumetto che, devo dire, mi ha sorpreso tantissimo, in positivo. È un fumetto scritto da un giovane autore italiano, Giovanni Dell'Oro, in arte Jiok, un giovane, appunto, artista nato nel 1996, quindi sotto i 30 anni, molto giovane. Questa è stata la sua prima prova, perché poi ne ha scritti altri, che cercherò più presto di recuperare. Ha iniziato sin da bambino a inventare e scrivere storie e non si è mai fermato. Le sue storie, soprattutto ragazzi, allora qui abbiamo a che fare con un albo, con un volume da 130 pagine in bianco e nero, edito dalla Edizioni BD. Abbiamo a che fare con 11 racconti brevi, 11 storie brevi, di cui due un po' più lunghe. Io, lo sapete, vado matto per le storie brevi, per i racconti horror brevi, perché l'horror, come sempre dico, si sposa benissimo con le storie più brevi. È un volume del genere che ho pagato all'incirca su Amazon sui 13 euro più o meno, l'ho preso su Amazon, ma ovviamente lo potete trovare in libreria e fumetteria, ed è stato veramente un volume che reputo davvero bello, affascinante, inquietante soprattutto, molto horror e soprattutto che fa pensare molto. Ma andiamo a vedere un po' che cosa c'è all'interno. Questa è la sovraccoperta, Pazzia di Jiok, testi, disegni e lettering Giovanni Dell'Oro, che poi sarebbe Jiok. Un ringraziamento va a Vincenzo Filosa, che tra l'altro è anche, se non sbaglio, sì, è il colorista del Dylan Dog Old Boy, delle copertine di Dylan Dog Old Boy. È uscito ufficialmente nel 2020, quindi è uscito 4 anni fa, io lo sto portando solo ora, perché l'ho recuperato, come ho detto, 2 mesi fa e l'ho letto oggi. Insomma, ci sono 11 brevi storie. Si inizia con la prima, che è Sogni. Lo stile di disegno di Jiok è molto particolare, devo dire che mi piace però. Vedete un po' questa ragazzina, questo ragazzo. Le situazioni sono molto intrise di inquietudine, proprio c'è quel senso di follia, di inquietudine, non a caso si chiama Pazzia. La prima storia si chiama Sogni. Io ho dato un voto ad ogni storia nelle mie classiche 5 stelle, cioè da 1 a 5 stelle. La prima, Sogni, ho dato 4 stelle perché mi è piaciuta tantissimo. Praticamente c'è questo ragazzino che guarda questa ragazza a scuola e si innamora di lei, ne viene quasi, cioè ne viene praticamente conquistato, pensa sempre a lei, praticamente ne viene quasi ossessionato. Poi la storia, non vi posso dire altro perché la storia ha poche pagine, però devo dire che mi ha incuriosito molto, e poi è facile anche immedesimarsi in questi personaggi, in queste storie, che come detto hanno quel lato di... cioè, come dicevo, cioè, ti dà qualcosa di... ti fa quasi paura, cioè nel senso ti immedesimi ed è un qualcosa che è molto disturbante, ecco, non mi veniva il termine. La seconda storia, Silenzio, anche qui ho dato 4 stelle. Qui praticamente Silenzio è un ragazzino che viene bullizzato purtroppo dai suoi compagni di scuola e viene rinchiuso all'interno di questo baule, e quindi qui senso di soffocamento, senso di paura, e soprattutto c'è molto bullismo, quindi anche qui ho dato 4 stelle su 5 perché è una storia veramente, a me queste storie ragazzi mi piacciono, anche perché potrebbero essere l'incubo di molti. Purtroppo il bullismo esiste, molti bambini, ragazzini a scuola lo soffrono, a scuola e non soltanto. La terza storia si chiama Segreti, qui ho dato 3 stelle, mi è piaciuto un po' di meno, ma si tratta di una ragazzina che al parco trova sempre questa donna, questa ragazza un po' più grande, che è sempre che vuole stare sola, lei vuole diventargli amica, gli offre anche
praticamente la sua amicizia, praticamente, ma lei vuole restare sempre sola. Quindi qui è, diciamo, viene affrontato l'argomento del fatto, insomma, inquieto soprattutto di ognuno di noi che magari non vuole avere amicizie, vuole restare da solo. La quarta storia è La stella di Beatrice. Qui ha dato 3 stelle e mezzo. Praticamente questa è molto quasi crudele, perché c'è una bambina che assiste spesso ai litigi dei propri genitori e poi finirà tragicamente, non vi dico altro. La quinta storia è Intrusi. Qui ho dato 3 stelle, perché forse è quella che mi è piaciuta un po' di meno rispetto alle altre, ma comunque ha a che fare con la parentela, anche questa abbastanza disturbante, anche se l'ho trovata un po' un pelino inferiore rispetto alle altre. Anche questa è un po' più lunga, come altre storie che vedremo. Poi c'è la sesta storia, Gemelle, qui ho dato 4 stelle, ragazzi, perché c'è praticamente questa ragazzina, che poi insomma ci sarà il colpo di scena finale, che è ossessionata dalla Yukiko-chan, praticamente termini molto giovanili. Lei è praticamente fan di questo anime che si chiama Lovely School Vampire 3, è ossessionata da questa figura, fa anche dei video, insomma, abbastanza moderna e anche qui molto disturbante, devo dire. Poi c'è la settima storia che è Follia. Anche a questa do 3 storie, non mi ha fatto impazzire, però devo dire che anche questa è una storia molto interessante e ha a che fare appunto dal titolo, ci vediamo con la follia di un uomo. E poi c'è Crooked. Qui ho dato 4 stelle, ragazzi, perché questa mi è piaciuta molto, perché praticamente sono due amici, due ragazzini che si perdono in un bosco e immaginano di trovare dei mostri, parlano di leggende, di mostri che hanno le braccia lunghe, insomma, loro si perdono all'interno di questo bosco, trovano questi, pupazzi appesi a degli alberi e già lì dicono, si inquietano parecchio, poi si perdono, partiranno delle ricerche su di loro e vabbè, non vi dico altro, però a uno dei due succederà qualcosa di irreparabile, diciamo. Poi andiamo avanti, c'è Cicatrici, che è la nona storia, anche questa ha dato 3 stelle. Cicatrici parla di questa ragazza che beve, ha parecchi problemi esistenziali e poi avrà a che fare anche con la sua pazzia, perché alla fine il titolo poi è quello, anche in questa storia ci sta. Decima storia, ragazzi, attesa, qui ho dato 4 stelle, sono stato, cioè, no, 5 stelle, scusate, soltanto 2 storie ho dato il voto più alto, 5 stelle, attesa, mi ha messo una tristezza addosso, ragazzi, perché c'è quest'uomo anziano che ogni giorno va a guardare il suo nipote giocare a calcio al parchetto, si siede alla panchina e a un certo punto vede una signora misteriosa a fianco adesso, e la signora misteriosa è la morte, e lui crede che sia arrivato il suo momento, ma in realtà non sarà così. E questo mi ha messo addosso una tristezza incredibile. E l'ultima storia, l'undicesima, è 30 giorni in paradiso, che è una anche delle più lunghe, forse la più lunga di tutte, è questa, ragazzi. È un capolavoro, secondo me. Perché qui abbiamo a che fare con un ragazzo minuto, un ragazzo molto timido, che non ha molti amici, anzi non ne ha per niente, ha soltanto un amico più alto di lui, più belloccio di lui, che a un certo punto lui si chiede: ma come mai tu sei mio amico? Io sono il classico sfigato, però tu mi sei comunque amico. Hanno a che fare e trovano questa ragazzina che vuole conoscere, al posto di conoscere il suo amico Davide, vuole conoscere lui, cioè Michele. Questa ragazzina si chiama Clarissa, quindi è ambientata in Italia con nomi italiani. E questa Clarissa dice a Michele: vieni con noi, vieni con me, praticamente vi porto in un posto. E a un certo punto ci saranno lei e altre due ragazze che lo tortureranno incredibilmente. E gli dice praticamente: queste sono delle ragazze convinte del fatto che non vogliono avere a che fare con altri ragazzi, magari più bellocci, più simpatici, più brillanti, ma vogliono avere a che fare con un ragazzo minuto, un ragazzo debole, timido. E lo maltrattano, ragazzi. Qui c'è molta violenza, devo dire, in questa storia, molta violenza, l'ho apprezzata tantissimo. Violenza è che ci fa capire quanto la società attuale sia malsana, quanto la società attuale ci metta paure addosso, sia disturbante. Quindi mi è piaciuta soprattutto questa storia, 5 stelle, sia alla decima storia attesa che all'undicesima, 30 giorni in paradiso. Che cosa si deduce da questo volume, ragazzi? Questo volume che davvero mi è piaciuto tanto, quindi faccio i miei complimenti a Giovanni Del Loro, alias Geoke, per il suo primo volume. Partiamo
Pazzia, è il primo anche che leggo, quindi sicuramente acquisterò qualcos'altro che lui ha scritto. Mi è piaciuta tantissimo. Se vi piace l'horror, se vi piacciono le storie disturbanti, angosciose, davvero che mettono tanta inquietudine addosso, questo volume fa per voi. Io l'ho comprato 2 mesi fa, l'ho letto finalmente oggi e sono contento di averlo letto perché questo è proprio lo stile di volumi, lo stile di fumetto che piace a me. Tante brevi storie horror che però mettono addosso tanta ansia, inquietudine e soprattutto facciano paura con la pazzia che ognuno di noi ha e quindi mi sento di consigliarlo. Fatemi sapere nei commenti se avete mai letto Pazzia di Geoc, se avete intenzione di acquistarlo, se vi è piaciuta la recensione, insomma, se vi è piaciuto il video, mettete like al video, se vi piacciono i miei contenuti iscrivetevi al canale, continuate a supportarmi e soprattutto commentate perché lo sapete, per me è importantissimo. L'interazione con voi, con la mia grande, grandissima community, la mia community, che seppur piccola sulla carta, per me è sempre grandissima. Quindi, ragazzi, io vi ringrazio per il supporto, vi ringrazio ancora una volta. Mi raccomando, fate i bravi e ci vediamo al prossimo video. Ciao, ragazzi.